Poveri, senza tetto, disoccupati ed esclusi, persone ferite dalla vita che la società spesso si rifiuta di considerare, sono state accolte e abbracciate una ad una dal Papa per il loro giubileo che ha chiuso l'anno santo della misericordia. Un epilogo totalmente evangelico dove gli ultimi sono diventati i primi, ricevendo dal pontefice ascolto e tenerezza e la consegna di un compito importante, quello di insegnare al mondo la solidarietà e la pace. In 4.000 provenienti da 23 paesi diversi venerdì scorso hanno riempito l'aula Paolo VI portando al Papa le loro testimonianze. Cristiana, il volto segnato dalla strada, ha fatto esperienza del carcere, convive con la schizofrenia, ma dopo aver toccato il fondo nel 2014 è tornato a vivere grazie alla comunità Fratello e ora canta in un coro. Salvato dai camigliani invece, Robert ringrazia Francesco e gli confida di avere ancora dei sogni da realizzare nonostante la sua condizione. A lui il Papa risponde: non sé. Non smettete di sognare. Il sogno di un povero, di uno che non ha un tetto, come sarà? Non so. Però sognate. E sognare che un giorno sareste potuti venire a Roma. E il sogno si è realizzato. Sognate che il mondo si possa cambiare. E questa è una semina che nasce dal vostro cuore. Che nasce dal corazon di ustedes. Sognare a partire dal Vangelo e mantenere viva la capacità di riconoscere la bellezza anche nelle cose tristi, dolorose, perché questo, afferma il Papa, vuol dire dignità. Io so che molte volte ustedes si avranno incontrato con gente. Lo so che molte volte avete incontrato persone che volevano sfruttare la vostra povertà. Che voleva usufruirne. Però so anche che questo sentimento di vedere che la vita è bella, questo sentimento, questa dignità, vi ha salvati dall'essere schiavi. Poveri sì, schiavi no. Francesco incoraggia i poveri ad essere artefici di pace, mentre ricorda che la povertà più grande è la guerra fatta dai ricchi, che distrugge e annienta ogni cosa. Infine il pontefice chiede loro perdono per ogni offesa ricevuta, per le parole dette che hanno potuto ferire e per quelle non dette. Vi chiedo perdono per tutte le volte che noi cristiani, davanti a una persona povera, o una situazione di povertà, guardiamo dall'altra parte. Perdono. Tra le lacrime dei presenti, un gesto che sorprende e commuove è quello con cui Francesco chiude l'udienza, chiamando i poveri che gli sono intorno a pregare su di lui. La preghiera, afferma Carlo Santoro della comunità di Sant'Egidio, è la prima via per la riconciliazione, ma è fondamentale mettersi dalla parte di chi soffre. Spesso questa città non sa ascoltare i poveri, spesso prova addirittura, l'unica soluzione spesso è quello che i poveri devono sparire dal centro storico. Bisogna anche provare a far capire alla gente che dormire per strada non è uno scherzo, non è piacevole per nessuno, nessuno lo sceglie, diciamo, coscientemente. Stasera nessuno dirà voglio andare a dormire sotto il ponte perché è un posto dove da non augurare a nessuno. Io penso che spesso manca in ciascuno di noi una immedesimazione, anche un pensare, ma se io fossi povero, talmente povero da non avere nulla, come sarei? Contro l'indifferenza e l'abitudine, contro lo scarto e l'ingiustizia di cui i poveri sono vittime, Francesco si scaglia anche domenica durante la messa in San Pietro gremita di fedeli. Aprire gli occhi davanti ai tanti Lazzaro, questo è il suo monito, ricordando che tutto passa, tutto finisce, anche i regni più gloriosi, solo il prossimo e il Signore restano. Quanto ci fa male fingere di non accorgerci di Lazzaro che viene escluso e scartato. E voltare la faccia a Dio, è un sintomo di sclerosi spirituale quando l'interesse si concentra sulle cose da produrre invece che sulle persone da amare. È una grande ingiustizia che deve preoccuparci.
Al termine del Giubileo delle persone escluse, il Papa esprime il desiderio che il 13 novembre possa essere ricordato come la giornata dei poveri. Includere, aiutare, farsi carico dell'altro resta l'imperativo di ogni cristiano, perché questa prossimità salva la vita, come è successo a Sergio, che nel 99, dopo aver perso i genitori, si ritrova solo, depresso e comincia a trascurarsi. Lascia l'azienda dove lavora, vagabonda, e finisce sulla strada, dove sarebbe morto se qualcuno non gli avesse teso la mano. Grazie a delle persone della comunità di Sant'Egidio, che senza chiedermi niente in cambio, senza voler niente, mi hanno dato le due cose che per me sono più importanti nella vita. A parte l'aiuto materiale, cioè il vestiario, le docce, la mensa, mi hanno dato quella cosa che per me è più importante, l'amicizia. Perché fuori io, come tanti altri, soffrivo di solitudine. Perché la gente, diciamo, non è vero che tutti i porini, però tutti ci evitano. Nessuno vuole avere un vicino, come dicono i romani, un barbone. Adesso sto bene, ho fatto quel che devo fare da tempo, la domanda per la pensione, adesso sono da anni felicemente pensionato, e soprattutto sono estremamente felice che riesco a dare una mano alle persone che, come me, hanno avuto e hanno bisogno. Allora, prima l'ho avuto io, adesso l'ho avuto, e io l'aiuto con tanta gioia e contentezza.